È arrivata una richiesta d'aiuto per Mini Coach. Adesso gli mando un mini SMS per chiamarlo. Eccomi, ho ricevuto il tuo mini SMS mentre ero nella mini caverna. Dimmi, c'è bisogno di me? Chi ti ha cercato e cosa voleva? Sì, Mini Coach, grazie per essere accorso un'altra volta in nostro aiuto. Mi è arrivata una richiesta da un mio carissimo amico, che ha problemi col cibo. Sta mangiando molto e ha paura di ingrassare. Come possiamo aiutarlo, Mini Coach? Ok, aiutiamo questo amico e tutte le persone che hanno questo tipo di problema. Diamogli un semplice consiglio. Il primo consiglio è questo: evitare di imporsi dei rigidi divieti, perché siccome la nostra mente non riconosce le frasi al contrario, un'imposizione del tipo non voglio mangiare, non devo mangiare, arriva al nostro inconscio in maniera assolutamente opposta. La seconda cosa, gli do un consiglio, è concedersi quello che gli piace. Che cosa significa? Che se io mi impedisco di mangiare una cosa che mi piace, a quel punto il desiderio aumenterà. Ti sarà capitato che quando ti dicono che per un tot di ore non puoi bere o non puoi mangiare, improvvisamente la tua fame e la tua sete aumentano. Poi un altro consiglio che mi sento di dare al tuo amico è di usare l'immaginazione. Più volte al giorno di immaginare qualcosa che vorrebbe mangiare e immaginarlo attentamente con i colori, i profumi, esattamente come se lo avesse di fronte. Questo quasi ingannerà la sua mente inconscia che piano piano aumenterà la sua sensazione di sazietà e noterà che poi quando andrà a mangiare quella cosa che desidera il suo appetito sarà diminuito. Quindi usare la strategia contraria. Non vietarsi, ma concedersi una giusta e limitata quantità di ciò che ci piace. E in secondo luogo, utilizzare l'immaginazione per creare un senso di assuefazione a quello che poi andrà a mangiare. Questi sono i consigli di Mini Coach e anche per oggi devo andare via perché purtroppo c'è il mio nemico, il Mini Coach oscuro, che sta distruggendo l'autostima a un sacco di persone. E insieme al mio assistente Svein Steigerman, noi andremo a sconfiggere il Mini Coach oscuro ancora una volta. Dimmi, Anna Maria, hai altre richieste per me? No, Mini Coach, vorrei solo sapere come sdebitarmi. Come sai, io non voglio nulla in cambio, ma se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e poi iscriviti e condividilo sui tuoi social network. Condividilo su Facebook, su Twitter, su Google+. Ricordati che ogni mi piace che otterrà questo video e tutti gli altri video di Mini Coach saranno un forte incoraggiamento per permettere a Mini Coach di continuare la sua missione per aiutare tutte le persone che richiedono un aiuto con l'autostima e la comunicazione. E ricordatevi tutti, io credo in voi e sono contagioso. Ciao, Anna Maria, a presto. Oh, grazie, Mini Coach. Meno male che c'eri tu. Mini Coach. Mini Coach, il primo coach sulla sedia a rotelle. Un dinosauro gigante? No, no, devo correre a salvare la fanciulla. Ah! Aiuto! Mi stanno togliendo l'autostima! No! No, il Mini Coach oscuro non l'avrà mai vinta! Mini Coach, aiutami tu! Eccomi, in borghese. Senza i miei occhiali e il mio mantello, nessuno mi riconoscerà. Adesso potrò andare a pedinare le tanti scagnozzi del coach oscuro e poi quando sarà il momento potrò trasformarmi in mini coach e salvare un sacco di persone che hanno problemi di autostima.